Ciao ragazzi e bentornati in una nuova puntata di Pokémon versione Rosso Fuoco. In questa puntata siamo ancora ad Azzurropoli come nella scorsa, dove abbiamo battuto Erika alla capopalestra. E oggi, come vi avevo detto, andremo al casinò. Però prima entriamo in questa casa, perché dobbiamo parlare con questo tizio qui. Forza, ridi pure, sono rovinato, niente più slot machine permesso, alla larga, prendi qua, non ne ho più bisogno. E riceviamo il salvadanaio, strumento che è indispensabile per poter fare qualsiasi cosa all'interno del casinò. Quindi noi ora torniamo qui nel casinò Rocket, e poi praticamente di dietro ci sta il Team Rocket, come se fosse una cosa nascosta. A questo punto, se noi ad esempio camminiamo e parliamo, che ne so, con lui... Cosa? Mi buttate fuori? Ecco qui dei gettoni. E riceviamo 20 gettoni, perfetto, un po' di estorsione non fa mai male. Poi tu che cosa vuoi? Che c'è? Vuoi dei gettoni? E riceviamo altri 20 gettoni, perfetto. In più, camminando, addirittura 100 gettoni. Se si preme il tasto A, si possono trovare appunto per terra dei gettoni. Ma noi scendiamo e qui non abbiamo più bisogno neanche del salvadanaio, ma comunque... In questo primo piano io qua ho già sconfitto due reclute del Team Rocket per perdere un po' meno tempo. Troviamo una fune di fuga che... trovare una fune di fuga all'inizio di un... posso chiamarlo dungeon? Comunque, è molto rassicurante. Comunque ho battuto anche lui, ma qui sotto non c'era niente da fare. Continuiamo a scendere. Ok, siamo al secondo piano. E qui c'è un'altra recluta. Vediamo un po' come sono messi i miei Pokémon. Allora, abbiamo Chico a livello 23, Pika a livello 26 che ha imparato... ha imparato... Fulmine. L'ha imparato appunto in questo livello, il livello 26 ho fatto sostituire... Cioè, ho sostituito al tuono Shock. Il capo dice che puoi vedere gli spettri con la spettrosonda. E noi infatti dobbiamo prendere la spettrosonda perché dobbiamo tornare ancora a Lavandonia per esplorare la torre dei Pokémon. Quindi, Zubat, noi mandiamo il nostro Aciko e andiamo di Bracere. Aciko è... ok, è abbastanza forte. Però ancora non ha mosse particolarmente potenti. Ok, però riusciamo a mandare giù Zubat tranquillamente. Perfetto, andiamo avanti. La prossima scelta sarà Koffing. E noi lasciamo ancora Chico. Ma tu hai altri 4 Pokémon. Ok, andiamo di Bracere e speriamo di fare tanto danno. Grande a Chico, grande. Veramente forte il nostro Chico. Continuiamo ancora di Bracere. Spero comunque di non perdermi in questo Grimer... Grimer cambiamo, mi secco, sono abbastanza resistenti se non sbaglio, quindi non voglio perderci troppo tempo. Mettiamo la Kadabra, che è a livello 30, è il nostro bomberone, col cucchiaione. Andiamo di confusione, basta rime con one. Comunque, dicevo, spero di non perdermi in questo edificio. Ok, un altro Zubat, vi faccio vedere un po' Pika con il fulmine. Queste reclute sono abbonate con gli Zubat, con i Raticate, con i Grimer e i Mach. Comunque, poi alla fine di... no, il fulmine è il primo. Alla fine di questo edificio ci sarà una bella sfida, quindi alleniamoci un po'. Ok, Zubat è esausto. E andiamo avanti. La prossima scelta sarà ancora Raticate. Cambiamo Pokémon sempre per non perdere troppo tempo. E mandiamo in campo Pounce, livello 28. Siamo messi comunque molto bene, devo dire, come livelli. Se voi vedete infatti gli avversari sono quasi ai livelli 20, noi siamo quasi ai livelli 30. Infatti questo edificio in teoria bisognerebbe farlo prima della palestra di Erika. Ma siccome siamo troppo forti... Ok, allora... Qui, vabbè, penso che lo conoscete un po' com'è. Ecco, ci sono questi cosini che fanno... Ok, andiamo di qua. La cosa che può risultare utile è correre qui, perché almeno si può fare. Troviamo velocità X. E continuiamo ad andare avanti. Prendiamo anche la pietra lunare, ottimo. La pietra lunare... Noi non abbiamo Pokémon che necessitano della pietra lunare, però... Può sempre servire. Provocazione, taunt...
Oddio, ora che devo fare? Andiamo di qua. Ok, di qua in quel modo si scende, sì. Si va di qua, si va di qua. Si va di qua. Perfetto, perfetto, ragazzi, perfetto. Ok, qua ci vuole, mi pare, la chiave dell'ascensore, quindi non si può andare. Saliamo a piedi. Rifugio Rocket, primo piano, altra recluta. Ti parlo io. Cosa fai qui? Beh, in effetti siamo già abbastanza dentro questo rifugio, quindi capisco il tuo stupore. Però mandi in campo Rattata, quindi sei scarso. Andiamo a Chico e andiamo di braciere. Questa puntata spero veramente che non sia, che non diventi troppo lunga. Segugio, io. Poi ora vediamo che cosa fa questa mossa Segugio. Mi sa proprio di. Non l'ho mai sentita. Vediamo. Ok, Chico sarà anche a livello 24. La prossima scelta sarà Raticate. Cambiamo, cambiamo. Mettiamo Pansy. Perfetto. E cos'altro, cos'altro, ragazzi? Cos'altro? Che cosa sta succedendo? Lag anche questa volta. Ok, ci siamo ripresi. Ok, ci siamo ripresi. Tutto a posto, tutto a posto. Non è successo niente. Ancora un altro Raticate, quindi manteniamo Pansy. Non capisco perché ci siano questi cali di frame, però a volte succedono. Sì, molto probabilmente per l'emulatore, non so. Non so bene. Ma comunque, fa parte del gioco. Ancora Rattata, va bene, andiamo avanti così ci sbrighiamo con Pansy. E andiamo ancora di colpo karate. E comunque, vabbè, a parte il brutto colpo, e quindi un Pansy davvero, davvero forte. Fatemi sapere un po' bene o male com'è che preferite, chi è che preferite nel mio team, perché vorrei sapere la vostra. Andiamo nel frattempo qua, troviamo un'iper pozione, ottimo, ottimo, può sempre servire. E continuo a parlare amichevolmente con lui che ci dice allarme, intrusione, andiamo, dai, si lotta. Vediamo chi ci mandi, dai, sia un po' più originale. Grimer, vabbè. Va bene, va bene, va bene, Grimer. Proviamo a Chico, proviamo col braciere. Devo vedere Segugio, me lo sono dimenticato ancora una volta. Fango. Fango, non mi avvelenare, non mi avvelenare. Andiamo ancora di braciere. Rafforzatore, perfetto. Perfetto, perfetto. Sale la difesa, il nostro braciere è un attacco speciale, quindi siamo tranquilli. E ciao, Grimer. La prossima scelta sarà Koffing. Lasciamo ancora una volta Chico. Comunque, vi dicevo prima, fatemi sapere un pochettino nei commenti con appunto un bel commentino, una classifica, che so, qualcosa del genere. Ho visto che a Chico vi è piaciuto sia il nome, anche se mi avete detto che è un po' triste, e sia come Pokémon l'avete preferito. Però ce ne sono anche altri, ovviamente. Ok, un altro Koffing, lasciamo ancora Chico, dato che è quello che ha bisogno di più allenamento. Forse perché ora lo vedremo un po' di più a Chico, dato che è il primo in squadra, però ci sono tanti altri come c'è anche Alakadabra, c'è anche Pika, e mi avete detto di non farlo evolvere, quindi non lo farò evolvere. Siete un po'. Cioè, mi volete male. Ok, abbiamo battuto anche quest'altra recluta. E qui non c'è niente. Ottimo. È un telefono, meglio non usarlo. La spettrosonda, non so dove sia. Mi pare che uno di questi. Ok, bene, parlerò. Se vuoi vedere il capo, prendi l'ascensore. Non mi dai tante informazioni tu. Riscendiamo di qua, proviamo a prendere l'ascensore e vediamo se c'è bisogno della chiave. Eh sì, serve una chiave. Ok, non vorrei dover tornare completamente indietro. E magari scendere di qua. Sì, proviamo a scendere di qua. Sì. Ok, parliamo anche con lui. Abbiamo già avuto notizie del tuo arrivo. Le notizie volano. Vanno più in fretta dei miei piedi. Il turno di Machop. Ok, noi mandiamo al solito il nostro Chico, però io direi questa volta di cambiare, switchare, mandiamo Pika. E andiamo di Fulmine, sì. Momento sismico ci dovrebbe fare poco.
Pika non è molto resistente, in effetti, eh. Abbiamo visto. Viene anche paralizzato. Però riesce a usare Fulmi Sguardo. Però è rimasto a un punto vita. Andiamo di attacco rapido. Ok. Per pochissimo non abbiamo one shottato. Ma chop ancora. Abbiamo fatto così tanti danni. Quindi andiamo ancora di fulmine. Fulmine, non attacco rapido. Il fulmine che c'è, cioè, una palla azzurra praticamente. Brutto colpo. E ciao Machop. Machop è esausto. Abbiamo avuto la meglio. Perfetto. Ho perso impossibile. Non è vero che è impossibile. Ok, andiamo avanti qua. Che c'è che ti nascondi? Frustrazione. Sì, infatti. Come ne avevo già parlato di frustrazione. Quell'MT, una molto potente, è diciamo il contrario, tra virgolette, di... andiamo di qua. È il contrario di ritorno. Insomma, dipende dalla felicità che ha il vostro Pokémon. Ok, lottiamo ancora una volta. Va bene, ok, andiamo. Sbrighiamoci perché... dover battere tutte queste reclute, capisco che può sembrare un po' noioso. E infatti all'inizio vi avevo detto che avevo sconfitto le prime due. Poi non volevo addentrarmi troppo per non... per non spoilerarmi troppo. Iperzanna. Ci sono queste mosse, ad esempio, come Iperzanna, che hanno un'animazione molto particolare. Addirittura tutto lo schermo diventa rosso e giallo. Ci sono veramente alcune animazioni in particolare che sono veramente carine, mentre altre sono più semplici, diciamo. Ok, andiamo a capo, dato che c'è un Drowsy in arrivo. E la nostra risposta è sempre il morso di capo. Ecco, c'è anche capo come Pokémon che mi garba, diciamo, in squadra. L'abbiamo avuto quasi all'inizio, è stato uno dei nostri primi Pokémon. Certo, l'abbiamo acquistato, ma non ditelo a nessuno. Però, comunque, andiamo con due morsi super efficace. Ciao ciao Drowsy. Raticate. E allora, andiamo in campo Pika. Voglio far livellare mentre ci siamo, perché... poi dovremmo fare tantissime altre cose. Abbiamo bisogno di un team molto equilibrato. Spero lo sia, comunque, come tipi. Anche se vi ho già detto che ci sono due Pokémon di tipo fuoco, quindi... ancora brutto colpo, questo Pika è devastante. Ci sono due Pokémon di tipo fuoco, quindi vedremo successivamente se fare qualche sostituzione. Ma per ora, diciamo che va bene così. Ok, altro strumento, occhiali neri. Se non sbaglio, potenziano le mosse di tipo buio. Se io vado a prendere quello... Va bene, dai, andiamolo a prendere. Caramella rara. Infatti, meno male che comunque l'ho preso. Rifacciamo il giro. Andiamo di qua e finalmente possiamo proseguire per un nuovo livello. Quarto piano. Etere Max. MT49 che contiene Scippo, tutte le MT più, diciamo, brutte, tra virgolette, frustrazione, Scippo. L'ascensore non funziona, chi ha la chiave? Mi sa che ce l'hai tu, Birbantello. Non è vero? Quindi cerchiamo di batterti così pigliamo questa chiave dell'ascensore. Tu mandi in campo Coughing e noi mandiamo a Chico. Ancora non ho visto questo Segugio, ma veramente sono così... Fango, resisti a Chico. No, il nostro povero, piccolo, a Chico. Va bene, non è un problema, andiamo avanti. Ha fatto già abbastanza livelli, anche se avrei preferito un po' di più, ma ho sbagliato. E va bene. Pika sale a livello 27. La prossima scelta sarà Zubat, perfetto, così ce lo leviamo di torno subito. Andiamo con Fulmine ancora una volta e SBAM! Ok, brutto colpo ancora. Niente, indescrivibile questo Pika. Dovevo chiamarlo Pika Brutto Colpo. Sapete come quelli su Facebook si scrivono il secondo nome tutto attaccato con una frase? Ecco, Pika Brutto Colpo Chu.
Oh no, ho perso la chiave dell'ascensore. E spunta così casualmente una chiave dell'ascensore. Quindi, ora possiamo tornare indietro, prendere l'ascensore, se riesco però a salire dalle scale. Ok, ce l'ho fatta. Saliamo da questo lato, saliamo da questo lato. Siamo velocissimi. Siamo dei razzi. Ok, andiamo di qua. No, dovevo scendere da questo lato per l'ascensore, se non sbaglio. Ok, se sbaglio farò qualche taglio, quindi. Ok, perfetto, mi stavo impanicando. Ecco qui l'ascensore. Stavolta abbiamo la chiave, quindi saliamo. Dove dobbiamo andare ora? Al quarto, credo. Andiamo al quarto. Comunque, 4S sarà sotterraneo, anche perché, sapete, un rifugio. Eh sì, d'altronde eravamo sotto il casinò, quindi non ha senso quello che sto dicendo. Trova calcio. Che in realtà appena l'ho letto ho pensato a un calcio, proprio a una pedata. Ah, qui ci sono due tizi molto invitanti, diciamo. E parliamo col primo. Come fai a non vedere la bellezza della nostra malvagità? La bellezza della vostra malvagità. Sì, siete belli, poi con queste uniformi nere e con la R rossa e con Ekans per primo. Molto più originale il mio team, sinceramente. Comunque, mandiamo a Pika. Già qua i livelli sono un po' più alti, a livello quindi 23, questo Ekans. Però ce la facciamo, dai. Ce la facciamo anche col brutto colpo. Che non mi è piaciuto. Ok. Il primo è andato. Bisogna battere entrambe. Senshu, togliamolo subito. Mettiamo capo. Togliamo subito Pika. Perché contro un Pokémon di tipo terra non mi sembra proprio il caso. Ok, gli abbassiamo anche l'attacco. E andiamo di Ira di Drago. Comunque ho visto che tra non molto Capo dovrebbe imparare mosse di tipo acqua, quindi non insegnerò a Capo Idro Pulsar, che è speciale. Imparerà, mi pare, Idro Ondata. Se, non credo di sbagliare. Comunque, Ciabocca. Andiamo alla Kadabra. Dico Ciabocca, è il verso che fa nell'anime. Ciabocca! Così faceva, più o meno. Quindi, è il turno di Arbok. Che mi abbassa tutti con prepotenza. Avanti, dai, tutti quanti. Andiamo di psicoraggio, così ti togli dalle scatole. Avanti. Perfetto. E lui è andato. Ormai manca poco, ragazzi. Manca davvero poco. Abbiamo avuto la meglio su questa recluta. Dobbiamo battere anche l'altra, così si aprirà la porta. Molto probabilmente. Ti conosco, sei tu che hai rovinato i nostri piani sul Monte Luna. E quella è stata la prima di una lunga serie. Mio caro recluta, perché non avete un nome. Tutti quanti reclute, sì. No, Senshu per primo. No, 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 non mi piace, non mi piace. Non mi ricordo i Pokémon, sinceramente, di Giovanni. Guardate, io questi let's play li faccio molto così. Con la voglia di giocare, senza neanche prepararmi troppo prima. Perché volendo avrei potuto prepararmi tutto il team ancora prima di iniziare il gioco, eccetera, eccetera. Però preferisco così, anche se vengo preso alla sprovvista. Diciamo che mi va bene, dai. Però basta che non si perde comunque troppo tempo. Dai, capo, non fallire, non fallire. No, dai, un altro turbo sabbia. No, non ci sto. Non ci sto. Quindi togliamo e mettiamo in campo Panzè. Ritiriamo capo, mettiamo in campo Panzè. Coraggio, Panzè. Ecco, bravo, tu fai lacerazione. Noi ora dovremmo riuscire. Esatto, siamo più veloci. Ciao, Senshu. Sì, tutti quanti ricevono esperienze. Bla bla bla. Sandlash. Dovevo prendere anche il condividi esperienza. O dovrò prendere, sinceramente, non ho idea di dove trovarlo per ora. Credo che cioè, lo dovrebbe dare un. Basta con questo turbo sabbia. Lo dovrebbe dare comunque un assistente del professor Oak. Però con un tot di Pokémon catturati, quindi stiamo attenti anche a questo. Anche per questo ho fatto pochissime, sinceramente, forse una o due catture off camera di Pokémon che non utilizzerò mai. Non ho neanche letto chi entrerà in campo. Ekans, che mi abbassa anche l'attacco, quindi cambiamo ora.
Ho fatto qualche cattura proprio solamente per aumentare un po'. Mettiamocela che ancora non abbiamo utilizzato neanche una volta. Per aumentare un po' il numero di Pokémon catturati nei box. Ad esempio, ho catturato un Meo e l'ho chiamato Dollars. Anzi, Dollar. Senza S. Perché è uno. Comunque, insomma. Oh, e basta. È brutto colpo così. Cioè, come ti permetti? Dai, e poi rimane. Bagliore? Che è sta cosa? Ma no, dai! Ma che schifo è? Dai, e poi rimane anche paralizzato e non si può muovere. Dai, sei rimasto con un punto vita. Ma seriamente, c'ha Tentenna? Fulmi sguardo. Oh, finalmente. Brutto colpo. Ah, grazie, grazie. Allora abbiamo recuperato, grazie. Bah, vabbè. Hai vinto di nuovo, ok. Perfetto, si spalanca la porta. Io direi di sistemarci un pochettino il team. Ok. Ok, dai, andiamo avanti, sbrighiamoci. E siamo qui. Eccolo qui, lo stempiato Giovanni. Siamo nel suo ufficio con tutte queste piante, il divanetto. Siamo pronti, io e te. Inizia la nostra sfida. Sono davvero sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fin qui. Team Rocket usa i Pokémon per finanziare i suoi loschi piani. Sono il capo, Giovanni. Pagherai cara la tua insolenza. E inizia la sfida contro Giovanni. Che bello, il capo dell'organizzazione criminale di questo gioco, Pokémon ovviamente, ha un nome tutto italiano. E questo ci rende fieri davvero. Popo Fiero, manda in campo Onix, io direi di switchare immediatamente e mettere Panzè per fare un colpo basso che dovrebbe shottarlo. Lega tutto, perfetto, resiste benissimo il nostro Panzè. E andiamo quindi di colpo basso. Sbam, fa malissimo a Onix il colpo basso, esatto. È super efficace, è one hit KO per l'Onix di Giovanni. 1-0 per noi Giovanni, eh? Come la stiamo pagando cara la nostra insolenza, eh? Ci stavi dicendo. La prossima scelta sarà Rhyhorn. Cambiamo Pokémon e mettiamo... Chi mettiamo? Mettiamo capo. Mettiamo capo che così gli abbassiamo un pochettino l'attacco con la prepotenza. Lui manda in campo Rhyhorn. Becca di questa, con la nostra prepotenza non solo siamo insolenti, siamo anche prepotenti. E andiamo di Radi Drago. Vai capo. Vai capo, vai così. Alla grande, pestone. Non ci fai niente. E vai con Radi Drago, su, forza, vai capo. Becca di questa, sbam. Stempiato di un Giovanni. Ok, andiamo avanti. Mi sono lasciato un po' andare. Cambiamo, mettiamo ancora Panzè. Lui mette Kangaskhan. Ok, è l'ultimo. Ma mi stai deludendo. Mi stai deludendo così. Cioè, ah vabbè, ok. Brutto colpo. One hit KO. Il tuo miglior Pokémon viene così. You can't see me. Dal nostro Panzè. Sto delirando. Comunque, ok. Abbiamo avuto la meglio su Giovanni capo. Giovanni capo. Il nostro capo. Insomma, vabbè. No, non può essere. E vinciamo bei soldoni. E ora dacci la spettrosonda, sbrigati. Vedo che allevi i tuoi Pokémon con molta passione. Non credo però che tu sia in grado di capire ciò che voglio ottenere. Questa volta ti farò passare. Spero che ci rincontreremo. Ok, lui scompare in un flash nero, diciamo. Ok, prendiamo la spettrosonda finalmente. E quindi possiamo andare... Voi rimanete qui, il vostro capo se ne va e voi non ve ne andate. Ok, possiamo andare, possiamo ritornare a Lavandonia per esplorare la torre Pokémon. Andiamo al primo piano e così ci salutiamo. Ok, eccoci qua. E non è che... No. Hai perso la strada, piccola peste. No. Ma dai, dopo che ho battuto anche il tuo capo mi fai lottare anche contro questo scugnizzo qua. Recluta, manda in campo Grimer. Io volevo salutarvi, volevo darvi appuntamento alla prossima puntata, volevo dirvi di lasciare un bel like e un commento, volevo dirvi tante cose, ma lui mi ha bloccato, ecco, e ti becchi la scottatura del nostro Aciko. Fango, no, dai, l'ultima volta che Aciko si è beccato un fango, ok. Ok, ok, la scottatura fa il suo effetto, riusciamo a shottarlo? No. Non so, non voglio rischiare, quindi mandiamo in campo Pika. Pika che ha fatto grandi cose in questa puntata, diciamo, dai. Rafforzatore, ma se sei scottato, che senso ha rafforzatore?
In più contro un Pokémon. Contro due Pokémon speciali, sia Chico che Pika. Vabbè, comunque. Andiamo di Fulmine. E sbam. È il primo andato. Mi pare ne avesse solamente due. Chico sarà a livello 25, ok. E sta cercando di imparare il riduttore. Finalmente una mossa. Ok, così posso vedere Segugio. Vedete, finalmente il cerchio si chiude. Magnifica l'aumento di elusione del nemico. Subito, via. 1-2 e puff. Hachiko scorda Segugio e al suo posto Hachiko impara riduttore. Perfetto, perfetto. La prossima scelta sarà Koffing. Noi lasciamo ancora in campo Pika e andiamo ancora una volta di Fulmine. Ok. Cioè non ha senso questa recluta messa dopo il capo. Una volta che ho battuto il tuo capo con il Kangaskhan a livello 29, che è molto più forte di te, non ha senso che ci sia tu qui pronto ad aspettarmi. Comunque, battuto, battuto anche te. Si apre la porta, possiamo uscire. Lui è l'unico che avevo sfidato off camera, infatti non ci rompe le scatole. Ok, abbiamo finito anche questa parte. Spero non sia venuta troppo lunga. Noi ora... Ok, perfetto. Abbiamo finito qui ad Azzurropoli, in questa città immensa o quasi. Nella prossima puntata andremo a Lavandonia, come vi ho detto prima. Dato che ora abbiamo la spettrosonda, potremo esplorare tutta la torre Pokémon. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace e una bellissima condivisione. Ciao ragazzi!